opere più vive e viscerali del grande maestro Giuseppe Verdi, uno scrigno capace di celare potenza espressiva ma allo stesso tempo sorprendente leggiadria, un vortice di emozioni forti e continue dove dramma e armonia si fondono insieme e il fuoco, che sia di amore, passione o vendetta, risulta sempre l'assoluto protagonista. Quello andato in scena ieri sera al Teatro Municipale di Piacenza è stato un trovatore da applausi, piovuti copiosi dal Loggione, regno dei più inguaribili melomani, ma anche dai palchi e dalla platea, dove accanto ad appassionati di vecchia data hanno fatto capolino molti giovani, anche studenti, appassionati di oggi e di domani. Seconda opera verdiana della stagione del Municipale dopo Rigoletto, per celebrare i 210 anni dalla nascita del sommo compositore, il trovatore piacentino ha conquistato il pubblico con la voce morbida e corposa della soprano Chiara Isotton nel ruolo di Leonora, l'esuberante potenza del baritono Ernesto Petti nei panni del Conte di Luna, la mezzosoprano Anna Maria Chiuri, magistrale nelle vesti di Azucena, e l'applauditissimo tenore Angelo Villari, vigoroso e poetico nel tratteggiare la poliedrica figura di Manrico. Altrettanto convincenti i personaggi interpretati da Giovanni Battista Parodi, Ilaria Alida Quilico, Andrea Galli, Domenico Apollonio e Lorenzo Sivelli. Voci degnamente accompagnate dall'Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal maestro Matteo Beltrami e dal coro del Teatro Municipale preparato dal maestro Corrado Casati. Apprezzate anche la regia, i costumi e le scene plasmate su di eleganti giochi di luce. Quest'opera, tratta da El Trovador di Antonio García Gutiérrez sul libretto di Salvatore Cammarano, verrà replicata domani alle 15.30 sempre al Municipale, per poi tornare in scena nella prossima stagione nei teatri coproduttori di Modena, Livorno, Savona e Lucca.